È un provvedimento ingiusto, iniquo, ma soprattutto è un provvedimento che non va a risolvere né i problemi delle bonifiche, né nello specifico il problema dell'inquinamento del sito dell'Ilva di Taranto. Lo afferma il deputato della Lega Nord Gianni Fava, secondo il quale il decreto non serve assolutamente a niente, ma che è stato propagandato come lo strumento che può salvare l'Ilva di Taranto, i livelli occupazionali, i problemi ambientali, i problemi igienico-sanitari. Tutto falso, non è affatto così. La Lega voterà no, convintamente no, al decreto Taranto, che qualcuno impropriamente ha chiamato decreto Ilva, proprio perché di Ilva non si parla, proprio perché non serve risolvere nessuno dei problemi che sono sul tappeto e soprattutto perché sono spuntati così, come per un miracolo, 360 e passa milioni di euro di fondi pubblici che vengono messi a disposizione della soluzione di un problema che è lì da 20 anni e che al pari di tanti altri problemi poteva essere affrontato con le stesse modalità, quindi non si capisce perché ci sia questa forma di razzismo nei confronti del Nord, per il quale 56 siti di interesse nazionale non sono interessi di nessuno e il solo sito di Taranto invece è interesse del governo assoluto. Appunto, l'ha appena detto, ci sono diversi siti al nord che hanno la stessa urgenza, però non vengono presi in considerazione da questo governo. No, assolutamente, ci sono siti che aspettano da decenni addirittura la chiusura degli accordi di programma, dei protocolli d'intesa e degli accordi dei patti territoriali e di tutte le altre invenzioni e architetture strane nell'ambito del quale si opera normalmente con la pubblica amministrazione. Per tutti questi si dice non c'è una lira, per Taranto si sono trovati all'improvviso.